Villa Panza è conosciuto nel mondo per la celebre collezione d'arte contemporanea che Giuseppe Panza di Biumo ha collezionato a partire proprio dagli anni 50. E nel 1996 ha deciso di donare la villa, la collezione, i giardini al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Villa Panza è una sorta di autoritratto di Giuseppe Panza di Biumo. Ne trascrive in modo equilibrato e perfetto i suoi pensieri, le sue percezioni, e ne rappresenta un rapporto perfetto tra l'architettura e la natura, tra gli spazi interni e gli spazi esterni. All'interno delle sale Giuseppe Panza ha costruito il display dei suoi ambienti con un dialogo e una relazione tra gli arredi storici, la collezione d'arte contemporanea e la collezione d'arte primitiva. Il filo rosso che ci accompagna nella visita e nella percezione di questi spazi è sicuramente fatto da elementi diversi, come la luce, come il colore, come il rapporto tra l'opera e lo spazio, che è stato in maniera molto precisa e puntuale realizzato, descritto e pensato da Giuseppe Panza di Biumo. Questo è un quadro di David Simpson, che è un artista californiano, ed emerge questa incredibile reazione, questa vibrazione della superficie, la cui incidenza della luce naturale o della luce artificiale su questo dipinto provoca delle percezioni che sono diverse in ogni momento e soprattutto da un punto di vista in cui l'occhio lo guarda. Qui sono allestite un nucleo di opere di Dan Flavin davvero incredibile, ben 11 installazioni dal 1964 al 1976. L'icono d'acqua di Meg Webster è l'opera più instagrammata, più fotografata, e unisce al rigore geometrico l'imprevedibilità della natura.